Allora, dottor Paolo Ruffini, prefetto di Castello Vaticano per la comunicazione sociale. L'incontro di oggi è fiducia sostantivo femminile. La fiducia nelle donne, nella Chiesa. Partiamo dalla fiducia sostantivo femminile, che sta a dire una cosa: quanto nel pensiero femminile l'affidarsi, la fiducia in un futuro è fondamentale, è parte integrante del pensiero femminile, e quanto forse nel pensiero maschile c'è un po' di meno. Poi gli schematismi sono sempre ingannevoli, però forse l'uomo è più portato a una cultura del conflitto rispetto a quella della relazione, a una cultura più dell'utile rispetto a quella della gratuità. E questo mi porta a dire quanto bisogno delle donne c'è nella Chiesa, e non in una logica di potere, no? Di scalata al potere, ma in una logica di servizio e di bisogno di una pluralità di pensiero, di carismi e di ruoli nella Chiesa, che o è questo, è una comunità dove siamo uomini e donne a svolgere un servizio e non un potere, oppure in qualche modo zoppica assai. Ogni pontefice ha portato la sua sottolineatura su questo tema donne e chiese. Qual è la sottolineatura di Papa Francesco? A me pare che Papa Francesco dica due cose. Dice la stessa cosa che dicevo io molto più autorevolmente, che c'è bisogno delle donne nella Chiesa, anzi lui dice la Chiesa è donna, e ha molto insistito sul magistero di Maria e sulla radice mariana nella Chiesa come radice comunitaria e non gerarchica, cioè l'essere una comunione nella Chiesa. Il Papa ha detto più volte ci deriva dalla lezione di Maria, che presiedeva il collegio dei primissimi apostoli, no? Costruendo questa primissima comunità che poi è arrivata ai nostri giorni. La riscoperta della Chiesa come comunità, come relazione, dove appunto la gerarchia è una funzione, non un potere, la si può, e il Papa più volte insiste nel dire, la si può attribuire al pensiero femminile, la cui radice è in Maria, in quel suo affidarsi, no? Quel suo primissimo sì. Oggi Papa Francesco è ad Assisi, il Dicastero Vaticano per la comunicazione quasi al completo qui a Bologna, una giornata nel nome di San Francesco fra economia ad Assisi, giovani e fiducia qui a Bologna, oltre alla paura. Sì, ovviamente siamo molti qui e moltissimi anche ad Assisi e poi domani a Matera. Sull'economia, se proviamo a declinare il tema della fiducia nell'economia e il tema della lezione di Francesco nell'economia anche riguardo alla fiducia, a me mi viene da dire che c'è un tema della gratuità nell'affidamento, di un modello economico che sappia riscoprire anche il significato della condivisione gratuita, del non scartare nessuno. Questo è quello che Papa Francesco ci dice, lo affida ai giovani, anche qui con un atto di fiducia nei confronti del futuro, cioè dice ai giovani guardate che siete voi che dovete in qualche modo essere gli artigiani del futuro che costruirete, e li invita a pensare su un modello economico che non è basato su un paradigma tecnocratico, non è basato su un paradigma utilitaristico, è basato su un paradigma di giustizia, di condivisione, di fiducia, di affidamento. E di affidamento in un futuro che se non lo costruiamo così rischiamo di comprometterlo.